Eccoci tornati ragazzi con l'ottava parte del let's play di Super Paper Mario. Stavamo affrontando Drucker e proprio in mezzo alla battaglia ho terminato la parte. Ora ricominciamo, siamo in groppa al drago. Noi afferriamo una di queste cose, le lanciamo su quella cosa lì, sull'antenna, cos'è, non so. No, stavolta però non ci casco, lui vuole farmi cadere, ma non facciamo l'errore che abbiamo fatto prima, perché noi siamo più intelligenti. E se col cacchio siamo più intelligenti. Vieni qui, pirla! Noi ripetiamo per la terza volta e saliamo sul dorso. Cos'è il dorso? No, non credo, vabbè. E saliamo sopra. Prendiamo una di queste papere, non so, non ho ancora capito cosa sono. Non penso manchi molto. Crash di sistema. Ecco, l'abbiamo battuto. Ho malfunzionato. Cosa ho fatto? Eroe, eroe, l'errore è mio, mi spiace, i miei circuiti arrossiscono. Ti prego, devi salvare il mondo. Ecco, il drago scoppia, rimane lo scheletro. Cosa ci fa lo scheletro dentro un robot? Non lo so. Noi atterriamo dritti in piedi. Appare da nulla una porta. Noi ci entriamo, indovinate cosa troviamo? Mi ricordo questo pezzo, è noiosissimo. Benvenuto eroe, mi chiamo Merlumina. Si Mario è nascosto dietro la colonna. Ho paura. Eccola qua. Sono un'anima dormiente, ho atteso a lungo per poterti donare il cuore puro. Sì, ti ho atteso per 1500 anni. Eccolo qua. La tua presenza qui deve significare che i mondi hanno iniziato a collassare. Sì, è così infatti, è per questo che siamo qui. Prima che ti affidi il cuore puro, tu ed io dobbiamo parlare. Ascolta bene, eroe. Tanto tempo fa, il mio popolo fondò una civiltà che divenne avanzatissima. Ma nonostante le nostre conoscenze, non fummo in grado di fermare il Profeticus Tenebre. Nessuno sa chi ne fu l'autore, in esso vengono narrati gli eventi futuri. Nell'ultima pagina sta scritto che il caos divorerà il mondo. Sapevamo che doveva essere fermato. Le nostre menti più geniali elaborarono un piano per scongiurare la tragedia. Ci serviva qualcosa che contenesse l'essenza dell'amore per sconfiggere il caos. Demmo via alle ricerche e così fu creato il cuore dell'innocenza. Lo spezzammo in 8 pezzi e lo nascondemmo fra le dimensioni. Lo nascondemmo per proteggere in attesa che l'eroe arrivasse. Tutto andava secondo i piani, almeno così sembrava. Ma la ruota del destino cominciò a girare senza controllo. Iniziò tutto con un piccolo incidente. All'epoca ero ancora giovane e piuttosto bella. Conobbi due uomini molto attraenti. La mia vita fu presa in un turbine d'amore. Chiesi un appuntamento a uno di loro, ma però fu, beh, sai. In pratica, e poi gli dissi. E lui rispose, e poi. Qui andrà avanti per un po'. Tanto Mario si addormenta. Lei parla, parla, parla. Per questo crediamo che il cuore dell'innocenza possa sconfiggere il caos. Per salvare il mondo devi trovare gli 8 cuori puri e formare il cuore dell'innocenza. E questo è quanto avevo da dire sull'argomento. Hai ascoltato attentamente? Eccellente, ti ho raccontato la versione corta, avevo paura che non potessi capire. Ma ammazza, questa è la versione corta. Tocca a te trovare i cuori puri, sono la nostra ultima speranza. Vai eroe, salva i mondi, contiamo tutti su di te. Ecco, finalmente otteniamo il secondo cuore puro.
hai ottenuto un cuore puro. Fine livello. Prima di sparire, Merlumine aveva chiesto a Mario di salvare i mondi. Aveva atteso 1500 anni per poter affidare questo messaggio all'eroe. Avendo ottenuto il secondo cuore puro, il morale di Mario era alle stelle. Ma 6 cuori puri mancavano ancora all'appello e il viaggio era appena iniziato. Con un battito d'ali, Consiglia disse, meglio tornare a svolta di là. Ancora una volta il peso del fatto di tutti i mondi gravava sulle spalle di Mario. Axe. Vuoi salvare i tuoi progressi? Sì. Salvataggio in corso, salvataggio completato. Eccoli. Tanto. Così l'eroe ti ha pestato e ti ha rispedito qui. Ma mi devi perdonare, Conte, non mi sono mai sentito così inutile in vita mia. Il nostro eroe fa sul serio. Già, dovremmo tenerne conto. Nastasia, la profezia. Consulta e scopri dove andrà l'eroe adesso. Gli tenderemo una bella trappola e lo metteremo in ginocchio. Ah. Certo, anzi, già ho inviato Mimì sul luogo scelto allo scopo. Il Conte Cenere se ne compiace. Eccellente, Nastasia. I poteri che ha concesso a Mimì dovrebbero bastarle per annichilire l'eroe. Sì, sarà indifeso contro di lei. Quando l'eroe sarà scomparso, avvisa il Conte Cenere. Certo, invierò subito una memo, ma ora c'è un altro punto in agenda. Pugnazzo? È un secondo? Dunque, ci sono degli sgherri di Bowser che ancora si oppongono all'assimilazione. Vado a schiacciare la resistenza. In mia assenza voglio che tu rimanga qui. Ecco, stai qui, buonino, e rifletti sulla tua recente performance, ok? Lui rimane solo. Ecco, a me rifletta e mi metti i brividi. E lui riflette e mette i brividi. Madonna mia. Ecco, intanto la principessa Peach è rimasta in questo mondo oscuro. E si risveglia solo adesso. Dopo 40 milioni di anni che è stata rapita, si risveglia adesso. Ma come sono finita qui? Un momento. Quel mascalzone del Conte Cenere voleva che sposassi Bowser. E poi Luigi. Lui. Luigi! Bowser! C'è qualcuno qui? No, sembra che tu sia l'unica rimasta della cerimonia. Ecco, questi sono dei Martel Koopa. Martel Koopa e un Koopa. Finalmente si sveglia, principessa. Oh, ragazzi, state bene? Sì, ma chissà cosa è successo. È stato proprio un matrimonio folle. Non riusciamo neanche a trovare la sua annunzialità. Ti ricordi, Re Bowser? Oh, è quel tipo coi baffi. Mi sembrava avesse uno smoking verde o sbaglio? Già, sì, Luigi, proprio lui, non sappiamo dove sia finito. Il fatto è che hanno fatto il lavaggio del cervello alla maggior parte di noi sgherri. È stata l'assistente di Cenere, e ora sono tutti mezzi pazzi. Non siamo al sicuro qui, dobbiamo andarcene, ora. Il soldato semplice Koopa ti accompagnerà, ok? Cercate di mettervi in salvo. E tu? Io? Ecco cosa farò io, andrò ad aiutare i miei uomini. Re Bowser mi arrostirebbe se li abbandonassi. Il Koopa non si lascia indietro. Vabbè. Buona fortuna, principessa. Viva Bowser! Addio. Ok, signore, dobbiamo evacuare questa zona. Scattare? Adesso lui si permette di darmi ordini. Adesso dobbiamo comandare Peach e dobbiamo gironzolare un po' per il castello. Arrenditi, non hai alcuna via di fuga. Lunga vita al glorioso Conte, non resistere, sottomettiti ai suoi ordini, ti piacerà. Cos'è questa insubordinazione? Sono io il vostro capitano, fate subito 20 flessioni. Davvero? Lo sai una cosa? I tuoi ordini non hanno alcun valore. Adesso arriva Anastasia. Hanno già giurato eterna fedeltà al Conte Cenere, ok? E ora tocca a te, alle 10 hai l'appuntamento per il lavaggio del cervello. Hai dato fastidio al Koopa sbagliato, io servo Bowser, di questo al Conte. Wow. Viva Cenere. Molto meglio così, no? Ascolta, ci sono ancora degli sgherri che non hanno giurato fedeltà. Fai il bravo e portameli tutti, ok? Grazie. Sì, signora. Adesso anche lui è diventato cattivo.
Oh no, sta andando tutto in malora. Ma hai visto? Hanno preso il capitano. Ascoltami, se ci trovano per noi è game over. Dobbiamo lasciare la zona, subito. Con Peach, se tenete premuto 2, fa l'ombrello. Qui non serve a niente, però. Dobbiamo entrare qui, se non sbaglio. Ecco, dobbiamo arrivare alla fine di questo ponte. Se non ricordo male. Ecco. Io vi lascio qui perché c'è il limite di YouTube, non me ne ero accorto. Quindi vi saluto al volo, ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima parte.